Buonasera a tutti, sono Emanuele Sattarelli, figlio di Claudio Sattarelli, presidente dell'Associazione Identità Realtà Terra di Lavoro. Mio padre purtroppo oggi non è presente per motivi di salute, però insieme di comune accordo abbiamo pensato di non rinviare l'evento, dato che, sue parole, l'associazione è più importante delle persone. Quindi siamo qui al Museo Historicus di Cristina Verdone e Angelo Andreoli, che ringraziamo per l'ospitalità, per la celebrazione del nono premio, nona edizione del premio Terra Laboris. I premiati di quest'anno sono qui con noi e sono Piero Ricci da Isernia, che è qui presente, a cui dedichiamo un applauso. Maestro di Zampogna, che mio padre ama definire o Zampognaro Dorré, e dopo, se ci onorerà con una sonata, sicuramente capirete il motivo. E poi c'è un premio per la sezione scientifica, il convincitore è Maurizio Zampardi, uno storico di San Pietro, infine, che grazie alla sua passione e alla sua competenza è riuscito a valorizzare la biblioteca naturale e gli archivi della terra di lavoro. Quindi possiamo procedere con la consegna dei premi e cominciamo con due omaggi letterari.